a tutti, buon lunedì. Io giro questo video insieme a Lizzy. Anche lei vuole parlare perché adesso inizieranno le vacanze estive per molti. Sì, Lizzy, lo sappiamo bene. E purtroppo ci saranno molti abbandoni di cani e altri animali. La cosa veramente è bruttissima e mi chiedo come facciano queste persone a partire per le vacanze, godersele appieno, sapendo che il loro animale domestico, viene abbandonato appunto in mezzo a una strada, condannandolo a morte certa. Questa è una cosa veramente inammissibile. Io sono d'accordo sul mettere nel mettere le videocamere sulle autostrade in modo tale che si possa identificare il criminale o i criminali che abbandonano i cani. Io le mie cagnoline le porto sempre con me se posso. Viaggio con Alitalia per andare in Sardegna, quindi le metto nel trasportino. E viaggiano con me anche in treno, è possibile anche portarle in treno, ci sono tantissimi alberghi che li accettano, quindi non ci sono più scuse per non partire con il proprio animale domestico. Io le lascio anche ai miei genitori che sono che ben contenti. Sì, adesso la faccio, ecco, vedi. Ecco, adesso la lascio giù perché vuole andare a giocare. E quindi la ritengo veramente una barbaria abbandonare i cani per andare in vacanza. Io non riuscirei proprio. E poi, a parte lasciarli ai miei genitori, ci sono anche delle strutture alquanto affidabili a cui lasciarli. Io mi affido da anni a una struttura, una pensione per cani, gatti, cavalli, altri animali che me le tiene egregiamente, hanno prezzi modici e se non posso portarle con me perché appunto vado magari all'estero e sarebbe un viaggio estenuante per loro, a parte la burocrazia infinita che dovrei affrontare, le lascio presso questa signora che me le tiene benissimo. E io prima di organizzare un viaggio includo nel budget anche la pensione da pagare, insomma, quindi non vedo perché bisogna ancora nel 2017 abbandonare i cani. Va bene, quindi io vi auguro un buon lunedì e mi raccomando, non abbandonate i vostri animali per le vacanze perché un cane o comunque un animale è per sempre, la vacanza dura qualche settimana e poi passa.